vento che per quello che riguarda noi ha un carattere davvero storico. Vorremmo che arrivasse a tutta Italia un'altra immagine del sud, un'altra immagine della Campania completamente diversa da quella che ha sporcato la dignità, il volto del nostro paese per lunghi anni. Vorremmo che arrivasse all'Italia intera l'immagine di un sud che combatte, che non si arrende, di un sud che lavora con un rigore spartano, che non gira la testa davanti ai problemi, che affronta questioni anche gigantesche, come potete vedere, Marco, come quella delle ecoballe, Marco, e che compie da questa mattina una delle operazioni più grandi di bonifica ambientale che si siano mai realizzate e contemporaneamente una grande operazione di legalità e di battaglia contro i poteri criminali. Sono battaglie che noi facciamo ovviamente non nei salotti televisivi, ma nei territori, nelle città, nei quartieri, nei luoghi del conflitto vero con i poteri criminali. Questa è una storia che nasce 22 anni fa. Allora furono nominati i primi commissari di governo, questo sito nasce 16 anni fa, 130 ettari solo a Giugliano, doveva essere un sito per la raccolta di 4 milioni di tonnellate di CDR, combustibile da rifiuto, che doveva essere bruciato poi nell'impianto di termovalorizzazione di Acerra. Risultato: abbiamo sprecato 1,5 miliardi di euro per ritrovarci con questo disastro nelle mani. 1,5 miliardi. Un pentito di Camorra, tale Emilio Di Caterino, se ricordo bene, ha confessato che la parte delle ecoballe versante Villa Literno era gestita direttamente da Michele Zagaria, cioè dalla Camorra dura, a cominciare dalla commercializzazione del cemento per realizzare le piazzole per lo stoccaggio, a finire alla gestione dei trasporti dei rifiuti. I trasporti dei rifiuti, il fitto delle aree di stoccaggio, sono stati uno degli affari più grandi della Camorra nella regione Campania. Da questo punto di vista è un'operazione storica di bonifica ambientale, ma anche di contrasto duro, vero, ai poteri criminali. E dunque per noi è una grande soddisfazione, un motivo di orgoglio poter presentare davvero un altro volto della Campania del Sud. Un altro volto, questa è la Campania civile e dignitosa che si presenta sulla scena nazionale e internazionale con i caratteri del rigore, della concretezza amministrativa e dell'assoluta trasparenza. Ora noi partiamo questa mattina, sapete che abbiamo avuto un lavoro preparatorio molto importante, fra i motivi di soddisfazione per me c'è anche questo, ci eravamo impegnati con i nostri concittadini a decidere entro 3 mesi dalle elezioni il piano per la rimozione delle ecoballe. Entro 2,5 mesi abbiamo definito il programma stralcio per la rimozione delle ecoballe. A settembre abbiamo approvato il piano stralcio. A settembre ho nominato una unità di missione, talmente gigantesco il problema che abbiamo dovuto nominare e costituire un ufficio ad hoc per seguire con competenze tecniche e amministrative l'evoluzione della vicenda ecoballe. Unità di missione, a ottobre, metà ottobre abbiamo firmato il protocollo intesa con l'autorità anticorruzione di Cantone, con il quale ci siamo impegnati a seguire insieme tutta la procedura, soprattutto quella relativa agli appalti, con il controllo e la collaborazione dell'autorità anticorruzione.
è un protocollo che riguarda in modo specifico gli appalti dei rifiuti e gli appalti relativi alla gestione del ciclo delle acque. Un altro capitolo che apriremo immediatamente, dove faremo pulizia. Abbiamo fatto un mezzo miracolo, devo ringraziare ovviamente i nostri dirigenti, l'ufficio ambiente, appalti. Ricordo con Fulvio che noi abbiamo pubblicato la gara il 24 dicembre del 2015. Vi sfido a trovare una qualunque altra amministrazione in Italia, nel nord, in Europa, in Sud Corea, in Giappone, che pubblichi un bando di gara ai 150 milioni di euro alla vigilia di Natale. Abbiamo dato tempi asfissianti anche alle nostre strutture. Io ho il dovere di ringraziare i nostri uffici per la collaborazione che ci hanno prestato e per essersi sintonizzati sui nostri tempi amministrativi. A febbraio abbiamo completato le procedure di gara, abbiamo segnalato a fine febbraio all'autorità anticorruzione l'elenco dei partecipanti alle gare, abbiamo comunicato per il 26 febbraio la data di prima sessione di gara, che si è svolta con la presenza della Guardia di Finanza inviata dall'autorità anticorruzione. Abbiamo escluso fra i partecipanti alla gara un raggruppamento di imprese per offerta anomala, abbiamo inviato la documentazione all'autorità anticorruzione, abbiamo acquisito il parere di conformità dall'autorità anticorruzione, abbiamo utilizzato il mese di aprile per fare le aggiudiche provvisorie, i controlli ovviamente sul resto delle imprese. Abbiamo in questo momento contrattualizzato tutte le imprese che si sono aggiudicate i primi lotti che abbiamo messo a gara. Abbiamo contrattualizzato imprese per la rimozione delle prime 500.000 tonnellate di ecoballe che elimineremo. Voglio richiamare rapidamente il programma di rimozione delle ecoballe, che è bene sia chiaro a tutti. Il programma prevede, non entro nei dettagli, su 5.600.000 tonnellate di ecoballe, la rimozione con il trasporto fuori regione di 1 milione di tonnellate di ecoballe. Vi è un secondo capitolo che riguarda 2 milioni di tonnellate, per le quali pensiamo di potenziare gli impianti STIR esistenti, realizzando anche nuove linee di lavorazione per produrre con gli altri 2 milioni di tonnellate di ecoballe CSS, combustibile secondario da rifiuto. Per questi 2 milioni abbiamo già avviato contatti con l'Associazione dei Cementieri d'Italia per orientare il combustibile prodotto dalla lavorazione negli STIR verso le cementerie. In Europa il 60% delle cementerie utilizza combustibile da rifiuto, in Italia siamo al 13%. Quindi abbiamo lavorato in questi mesi per preparare lo sbocco per i 2 milioni di ecoballe che saranno sottoposti a trattamento e diventeranno combustibile secondario di rifiuto. Gli altri 2 milioni saranno sottoposti ad un lavoro di nuova tritovagliatura, di nuova selezione dei rifiuti, di nuova differenziazione dei rifiuti, e una volta che i rifiuti saranno inertizzati, saranno utilizzati per la ricomposizione morfologica delle cave dismesse. Se voi percorrete il territorio regionale avete modo di vedere intere colline, montagne sventrate, sono vecchie cave non più attive, per le quali noi pensiamo di fare un lavoro di ricomposizione morfologica, come avviene negli Stati Uniti o in Germania, cioè i rifiuti inertizzati, differenziati con i rifiuti riciclabili, quindi senza emissioni e senza percolato, vengono utilizzati insieme con il terreno vegetale per ricomporre i profili delle colline e per realizzare, dove abbiamo colline sventrate, parchi pubblici, impianti sportivi,
luoghi di aggregazione da affidare alle comunità. È un programma gigantesco, da far tremare i polsi anche a chi è strutturato. Ma abbiamo deciso di farlo. Potevamo fare una scelta opportunistica, perché è talmente grande e complicato il problema che avremmo potuto anche noi chiudere gli occhi e girare la testa da un'altra parte. Ma lo voglio dire ai colleghi sindaci, se non avessimo avuto il coraggio di decidere di risolvere il problema, queste ecoballe sarebbero rimaste qui nei secoli dei secoli, non le avrebbe tolte nessuno. Allora, l'avventura è partita e si completerà, ci vorranno due anni e mezzo, ma noi ripuliremo tutta la regione Campania e ripristineremo l'immagine e la dignità della Campania, di Napoli, del Sud e dell'Italia, perché questo problema ha sporcato l'immagine dell'Italia intera nel mondo. Comincia questa mattina un'operazione che porterà alla cancellazione della terra dei fuochi e vedremo nascere qui la terra dei fiori, la terra del lavoro, la terra dell'operosità, recuperando i disastri che abbiamo fatto nel passato. Ovviamente, questo è una parte dell'intervento gigantesco di bonifica e riqualificazione ambientale della Campania. Vedete lì sullo sfondo dei mezzi che sono stati acquistati con un investimento importante fatto già nel 2013 che prosegue con la nostra amministrazione di mezzi che abbiamo dato alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco. Sono dei mezzi straordinari che servono ad affrontare l'emergenza dei fuochi e dei roghi. È un secondo aspetto del problema al quale ci richiamano spesso tanti comitati, tante comunità. Mentre rimuoviamo le coballe dobbiamo intanto affrontare l'emergenza. Con quei mezzi arriviamo a spegnere in pochissimi minuti i roghi che dovessero essere accesi di notte. Abbiamo delle tecnologie modernissime per lo spandimento di schiume, ma anche per l'utilizzazione di nebulizzazione per spegnere gli incendi senza determinare percolato e con un consumo di acqua di un decimo rispetto allo spegnimento normale. Terzo aspetto, noi abbiamo avviato un programma di monitoraggio ambientale in relazione ai problemi della tutela della salute. Siamo impegnati a fare in queste zone un'operazione verità. Non intendiamo accettare sottovalutazioni, non intendiamo chiudere gli occhi davanti ai problemi. Se ci sono, li affronteremo e li risolveremo. Ma non intendiamo neanche subire più campagne di aggressione mediatica non fondate su nessun dato scientifico. Abbiamo avviato un progetto di monitoraggio del territorio con l'Istituto Zooprofilattico, con l'Istituto Pascale, con il registro dei tumori, con le nostre strutture sanitarie, per arrivare a capire perfino se agenti inquinanti determinano mutazioni genetiche. Cioè stiamo facendo un lavoro di monitoraggio ambientale che è il più sofisticato che si sia mai fatto in Europa, sicuramente, non so se nel mondo. Daremo delle certezze alle popolazioni residenti anche sulle origini di inquinamenti ambientali tossici o sulle connessioni fra patologie tumorali e fattori ambientali, ma senza parole a ruota libera, sulla base di dati scientificamente fondati. Dunque un'operazione verità, lontana sia dalle sottovalutazioni sia dalle strumentalizzazioni assurde e in qualche caso infami che dietro la sollevazione di finti problemi ambientali nascondono vere e proprie guerre commerciali contro i prodotti dell'agricoltura campana che sono prodotti di assoluta eccellenza, come abbiamo spiegato già all'Expo a Milano nel settembre dello scorso anno. Sapete che abbiamo approvato il piano, la nuova legge per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Questa legge ha come obiettivo la costruzione di un sistema di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti che si svolga completamente dentro la regione Campania. Voi sapete, lei lo sa signor Prefetto, che il governo italiano, lo Stato italiano, è penalizzato in questo momento per 120.000 euro al giorno per infrazione ambientale. Lo Stato italiano ha dovuto pagare 40 milioni di euro per infrazione ambientale. L'infrazione ambientale che ci è stata contestata per le vicende dei decenni scorsi riguarda la mancata bonifica delle vecchie discariche, la mancata realizzazione di impiantistica, a cominciare dagli impianti di compostaggio per la lavorazione dell'umido e dalla mancata rimozione delle comballe. Il nostro programma cerca di rispondere anche all'Unione Europea. Faremo di tutto per evitare di pagare 120.000 euro al giorno, che formalmente vengono pagati dallo Stato italiano, ma che poi si scaricano sulla Campania perché quei soldi vengono detratti dai trasferimenti alla nostra regione. Una tragedia nella tragedia che noi vogliamo evitare. E già oggi presentarci a Bruxelles potendo dire: bene, eravamo inadempienti, ci eravamo impegnati a rimuovere le coballe, l'operazione è cominciata, credo che sia una posizione della Campania e dello Stato italiano che possa ottenere una comprensione, una flessibilità, anche una tolleranza per qualche tempo ulteriore, perché ci sia consentito di risolvere questo problema. Dunque, risolvere la questione dell'infrazione europea che ci penalizza drammaticamente, completare l'operazione delle bonifiche, quindi la rimozione delle coballe è solo un capitolo. In questo momento stiamo completando la bonifica, credo, di 49 siti che ospitavano vecchie discariche. Abbiamo lavorato in questi mesi per accelerare i tempi. Resit, vecchia discarica, la più grande che abbiamo, contenziosi amministrativi, siamo in Italia, ricorsi, contro ricorsi, TAR, Consiglio di Stato. Credo che abbiamo ricominciato i lavori anche qui. Noi contiamo entro l'anno di completare la bonifica di tutti e 49 i siti che hanno ospitato le vecchie discariche. Infine, abbiamo appena pubblicato un bando per una manifestazione di interesse per realizzare 10 impianti di compostaggio. Tutto il ciclo regge, tutto il piano regge, se, avendo noi rifiutato di fare altri termovalorizzatori, abbiamo però la capacità di realizzare almeno 10-13 impianti di compostaggio, che sono gli impianti nei quali fare la lavorazione dell'umido. Oggi la Campania porta fuori regione tutto l'umido rinveniente dalla raccolta differenziata, pagando quasi 160 euro a tonnellata di rifiuto che portiamo o a Padova o in Sicilia. Bene, realizzare gli impianti di compostaggio significa diventare autonomi per la gestione del ciclo dei rifiuti e significa consentire alle amministrazioni comunali di poter abbassare le tariffe ed incamerare anche risorse relativamente interessanti per la lavorazione dell'umido e la produzione di compost da destinare poi come fertilizzante o alle aziende agricole o addirittura a materiale sottostante i lavori di riqualificazione stradale. Allora, come vedete, abbiamo lavorato in questi mesi all'ultimo respiro per affrontare un problema gigantesco. Per fare in Campania l'operazione di bonifica ambientale più ambiziosa che si sia fatta sicuramente nel nostro paese. Io ho il dovere ovviamente di ringraziare il Presidente del Consiglio Renzi. Io ricordo che ci siamo visti a luglio e quando abbiamo discusso sul lavoro da fare in Campania, ovviamente gli ho detto: se vogliamo fare le cose serie, noi dobbiamo affrontare alcune emergenze e queste emergenze o si risolvono oggi o non si risolveranno mai più. Ho parlato ovviamente della Terra dei Fuochi e di queste montagne di ecoballe. Dovete guardare su Google Map
l'immagine dall'alto delle Comballe, qualcosa di sconvolgente. E pensate che a pochi chilometri abbiamo Lago Patria, abbiamo la tomba di Scipione, abbiamo il litorale Domizio, abbiamo una delle zone più belle d'Italia dove dobbiamo far crescere un'economia del mare, della balneazione di livello internazionale. Questa è una miniera d'oro, ma non potremo parlare di turismo e di balneazione finché non completeremo il lavoro di bonifica delle Comballe, della Terra dei Fuochi, finché non firmiamo i contratti, lo faremo nel mese di giugno, per riattivare e potenziare gli impianti di depurazione delle acque, 5 impianti che dovranno completare il lavoro entro un anno e mezzo, rendendo il nostro mare assolutamente limpido su tutto il litorale Domizio. Beh, quando ho parlato con il Presidente del Consiglio di questo progetto, la domanda, cosa serve? La mia risposta, 500 milioni di euro. Ma 500 milioni, abbiamo problemi, abbiamo questioni di bilancio, abbiamo una situazione difficile per l'Italia, abbiamo dei vincoli europei, siamo obbligati a stringere ancora. Gli ho detto qual era la domanda che mi hai fatto, quali sono i problemi da risolvere. Ti devo prendere in giro o vuoi che ti dica come risolviamo il problema? Come risolviamo il problema? 500 milioni di euro, altrimenti scherziamo, non si farà niente. Bene, ci siamo stretti la mano, ha assunto un impegno d'onore, troveremo 500 milioni di euro. Abbiamo approvato nella scorsa legge di stabilità un finanziamento triennale, lo abbiamo scadenzato perché non riusciamo neanche a spendere tutto in una sola volta, avevamo i tempi della gara. Sento il dovere di ringraziare il Presidente del Consiglio perché avere il coraggio di destinare 500 milioni di euro alla Campania di questi tempi è un atto di grande valore morale prima che politico. Ed è il più grande aiuto che sia arrivato al sud e alla Campania dopo decenni di chiacchiere. Questa è la verità. Bene, siamo partiti. Grazie a quella scelta e a quell'atto di responsabilità. Adesso è tutto nelle nostre mani. Ringrazio l'impresa, ringrazio l'ingegner Filippo Ndosta Filippone. Lo avevamo incontrato, si è nascosto. Sai qua? Ci eravamo incontrati perché sapete nella mia città abbiamo realizzato l'unico impianto di compostaggio che è in funzione in Campania per 30.000 euro di tonnellate di umido l'anno. Fra quelli che si erano aggiudicati la gara per la quale abbiamo avuto un riconoscimento europeo c'era appunto l'ingegnere Filippone. Ci siamo ritrovati qui perché è vincitore di gara di uno dei raggruppamenti. Lo ringrazio perché gli avevamo detto guarda, noi non abbiamo un minuto di tempo da perdere, ma dobbiamo fare ancora la caratterizzazione. Bene, hai 15 giorni di tempo, hai voglia di caratterizzare e mettiamoci in 15 giorni a fare pure le nottate per la caratterizzazione, ma poi dobbiamo organizzare il cantiere. Bene, entro maggio, il mese della Madonna, hai voglia di organizzare i cantieri, la pesa, le attrezzature tecnico-scientifiche per verificare la presenza di materiali radioattivi, l'organizzazione dei trasporti. Bene, devo dire che si sono sintonizzati sui tempi della nuova regione Campania. Ringrazio di cuore loro, i loro tecnici, perché veramente è stato fatto un lavoro di grandissima qualità organizzativa. Infine, avete visto che abbiamo davanti ai cancelli una delegazione di lavoratori dei CUB, dei consorzi unici di base. È un'altra delle cose, dell'eredità che ci trasciniamo. Per la gestione dei rifiuti si diede vita a questi consorzi che per una parte sono diventati strumenti di clientela politica dove piazzare clienti per fare voti. Per un'altra parte raccolgono migliaia di lavoratori, di povera gente, di persone per bene che da mesi non percepisce lo stipendio. Abbiamo deciso di caricarci anche questo problema in maniera seria, civile, senza vendere fumo, senza dire vi assumiamo domani mattina tutti quanti alla regione. Queste porcherie noi non le facciamo, parliamo un linguaggio di verità a tutti. Gli abbiamo detto
hanno avuto numerosi incontri con Fulvio nelle settimane scorse, gli abbiamo detto che avremmo messo in piedi un programma per lo sviluppo di un progetto di riqualificazione ambientale, di sviluppo del riciclo, della differenziazione. Con il CONAI abbiamo raggiunto delle intese, ci vedremo fra qualche minuto per spiegare ai lavoratori come andrà avanti questo programma. Intanto faremo 2 mesi di formazione professionale retribuita, quindi cominciamo a dare un po' di respiro economico e poi ovviamente utilizzeremo questo personale per sviluppare i programmi di raccolta differenziata, perché tutto il ciclo prevede che la Campania raggiunga il 65% di raccolta differenziata, quindi il ciclo regge, questo ci siamo impegnati a fare con l'Unione Europea, se abbiamo un incremento anche di raccolta differenziata, ci siamo vicini. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore a Napoli città, siamo sul 30%, ma credo che anche con gli aiuti che potremo dare saremo in grado di fare un ulteriore salto nella quantità di raccolta differenziata che produce la regione Campania. Allora mi fermo qui, vi ringrazio di cuore, per noi, per tutti è un momento, non voglio dire di emozione perché lo so che non ci credete, perché ci considerate delle carogne, ma vi posso garantire che quando siamo entrati abbiamo visto queste montagne di rifiuti, beh, abbiamo avuto qualche sensazione particolare, era difficile arrivare a questo risultato. Ci siamo arrivati e arriveremo alla fine del lavoro di bonifica di tutta la regione Campania. Grazie a tutti e buon lavoro.